cervelli sono i cervelli di tutti i nostri giovani che sviluppano il codice tutti i giorni, e questi sono tutti italiani. Ci vogliono ovviamente dei sensori di qualità, e abbiamo l'headquarter negli Stati Uniti, perché devi stare vicino dove c'è il mercato, dove ci sono i finanziatori e dove ci sono le possibili exit. Abbiamo un universo che è strutturalmente fatto di piccole e medie imprese, e abbiamo poche grandi imprese, e quindi se lo vediamo in lato pessimistico potremmo dire che in Italia non c'è spazio per far decollare una ruota di innovazione che funzioni bene, perché manca l'uscita. Se lo vediamo in modo disruptivo, in modo un po' più ottimistico, abbiamo un imperativo di mettere in connessione il mondo delle start-up, e quindi giovani che stanno pensando di fare qualcosa di nuovo sulla frontiera tecnologica, con l'ecosistema produttivo esistente, che è fatto di piccole e medie imprese, e da qui il grande tema dell'acquiring, quindi portarsi a casa più che prodotti, progetti, talenti che possono sviluppare in seno a queste aziende prodotti e progetti, e secondo cercare di creare un link con le poche grandi aziende che abbiamo. Con Humble siamo riusciti a fare un ibrido di tutto questo, che oggi porta a far sì che abbiamo raccolto 35 passa milioni di dollari negli Stati Uniti, e però abbiamo tutto il gruppo di sviluppo, 50 e passa ingegneri in Italia a Pavia. Questi sono modelli ibridi dove, se si lavora un po' di fantasia, di creatività e di positività, avendo l'orizzonte come il mondo, si possono trovare formule che funzionano. Ci stiamo sempre più focalizzando sulla nostra mission, che è fare educazione all'imprenditorialità. Si è negli ultimi anni fatto coincidere il concetto di imprenditorialità col tema delle start-up. Noi abbiamo un programma a San Francisco che si chiama Startup School, che è apposta dedicato a quello, e abbiamo graduato negli ultimi anni più di 150 ragazzi. Penso che sia tempo ora di muoversi verso altre due declinazioni che sono parimenti importanti. Una è quello che noi chiamiamo intrapreneurship, quindi rieducare l'innovazione manager e imprenditori di vecchia generazione, e quindi avremo un programma dedicato a loro. E l'altro è il lato degli investitori, avremo una Angel School, un programma di settimana dedicato appunto a chi vuole confrontarsi e sta pensando a investire in startup. Per avere un ecosistema che funziona bisogna avere tutta la filiera, e quello che funziona in Silicon Valley è che in Silicon Valley ci sono le exit, e le exit succedono perché ci sono aziende di solito grandi che sono interessate a prendersi carico di aziende più piccole e dargli la possibilità di scalare. Finché non riusciamo a creare questo link tra il mondo delle start-up nascente e il mondo delle grandi imprese, credo che purtroppo non saremo in grado di produrre risultati, e la ruota di innovazione poi si sgonfia e si ferma.